La ditta Bartoli a Faenza, via Malpighi 42, è specializzata nella realizzazione di marmitte inox per fuoriserie Ferrari, Maserati, Lamborghini. La ditta Bartoli inoltre effettua montaggio ed installazioni di catalizzatori metallici per autovetture di serie di ogni marca. Un weekend lungo assolutamente positivo per l'Errani Team, impegnato sia nella fase finale del Motor Show che alla manifestazione Teleton, in programma all'aeroporto militare di Cervia, per la ricerca di fondi per le malattie genetiche. Protagonista assoluto per il team romagnolo lo stesso Riccardo Errani, leader e pilota di punta della squadra corse, impegnato nel trofeo WRC Italia fra le gare clou del finale dedicato al rallismo a Bologna. Errani in gara con la Skoda Octavia, sicuramente la vettura più datata fra quelle utilizzate dai piloti impegnati sul terreno insidioso dell'area 48, ha disputato ancora una volta una gara maiuscola, senza errori né sbavature, superando dapprima lo scoglio dei quarti di finale, per poi giudicarsi anche la semifinale che lo contrapponeva ad uno dei favoriti, il riminese Grossi. Ma è andata bene perché sono riuscito a vincere una MAS con un buon distacco, la seconda l'ha vinta lui, purtroppo la gara per lui ha fatto un piccolo sbaglio, di conseguenza ho usufruito un po' della sua situazione. La nostra Skoda comunque è andata benissimo, logicamente è leggermente inferiore, però qui al Motorshow di Bologna è una pista che conosco bene e riesco a difendermi bene. La finale vede un confronto fra te e Tobia Cavallieri. Ma io già essere al secondo posto per me è già tanto, anche perché eravamo partiti in tanti piloti molto validi. La lotta sicuramente entrerò dentro per quanto posso dare, al massimo, vettura al massimo, gomme abbiamo messo il massimo, dobbiamo solo giocarsela. Macchina e macchina a confronto è migliore la sua, pilota lui è molto valido e noi cercheremo di non fare nessun sbaglio e vediamo come va a finire. Però già il secondo sono veramente molto felice. Solo una decisa differenza di vettura con Cavallini su Subaru in finale contro Errani impediva al realista romagnolo di ottenere un successo che per determinazione, grinta e spettacolarità avrebbe meritato. Un secondo posto che conferma Errani sempre competitivo al Motor Show, sul secondo gradino del podio come nel 2005. Più che positivo anche il riscontro della parte espositiva del Motor Show per l'Errani Team, presente per il 18° anno consecutivo. Grande l'afflusso di fans allo stand del team nel padiglione 33, dove le foto alla R20 Monte Carlo sono state migliaia. E c'è stata grande partecipazione alla manifestazione Pilota per un giorno, ideata da Riccardo Errani, che fra due mesi sorteggerà i fortunati che potranno cimentarsi con la R20 versione drifting, cioè due ruote motrici, nell'ambito di una manifestazione in programma la prossima primavera, assieme a big dello spettacolo, dei media e dello sport motoristico. Chiuso virtualmente nel segno di Gigi Galli, vincitore preannunciato del Memorial Bettega, e di Simone Campedelli, vero rookie eccezionale, grande rivelazione del 2006, edizione numero 31 del Motor Show, Errani si è proiettato fra i protagonisti ed i testimonial di Teleton a Cervia, ospite del quinto stormo dell'aeronautico militare a Pisignano.
la manifestazione cervese ha avuto un grande successo di pubblico, vuoi per la spettacolarità delle diverse esibizioni che per il prestigio degli ospiti, che per la finalità benefica della stessa, con la raccolta di fondi per la ricerca scientifica contro distrofia muscolare e malattie genetiche. Grande pathos è stato offerto dall'esibizione degli aerei e per il saggio di motociclisti della polizia stradale, ai quali va aggiunto quello di Riccardo Errani, che ha alternato momenti di esibizione con R20 da gara a far provare l'ebbrezza del traverso agli ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport presenti, fra cui il manager di Rossi, Brivio, il comandante della base militare e la voce del Gabibbo, oltre a tanti tifosi, giovani e meno giovani, appassionati sostenitori di Errani. Numero uno Riccardo Errani, grande! Gualandi Gomme, dove la scelta dei pneumatici per la tua vettura non è solo un aspetto commerciale, ma una precisa e curata scelta professionale. Oltre 20 anni di esperienza permettono al personale qualificato di Gualandi Gomme di individuare fra i migliori pneumatici Pirelli e Michelin quelli realizzati appositamente per la tua vettura e per la tua sicurezza. Affidati alla competenza e serietà di Gualandi Gomme, zona industriale Rovereta a Falciano di San Marino. www.gualandigomme.sm